Allora, lezione dedicata a Sant'Agostino. Nella prima parte abbiamo visto di fatti quella biografica, no? La storia, la vita. Se avessero fatto un film, abbiamo visto l'Agostino, l'evoluzione. Abbiamo visto come l'inquietudine, quell'inquietudine interiore che aveva, lo ha portato a voler vedere, a voler visitare, a voler conoscere. Partiamo quindi con la lezione di oggi. Il problema teologico di Agostino, quindi tutti quei discorsi che ruoteranno attorno a Dio, di fatti sono i problemi dell'uomo Agostino. E come racconterà questa inquietudine, questo problema inerente a Dio? Lo racconterà all'interno di un'opera, Le Confessioni, che è una sorta di diario di bordo, di diario della sua vita. E il viaggio per Agostino riveste un'importanza essenziale, sia inteso come viaggio esteriore, cioè come visitare luoghi fisici. Vi ricordate l'excursus, no? Tagaste, Cartagine, Roma, Milano, ritornare, Ostia, Roma, di nuovo, Ippona. Ma quel che è più importante per l'uomo Agostino è il viaggio interiore, il viaggio che si fa dentro se stessi. Per arrivare dove? Perché bisogna fare questo viaggio interiore per Agostino? Per raggiungere le zone più lontane, più recondite della propria anima. Il viaggio agostiniano, inteso come osservazione introspettiva, è il racconto che lui ci dà delle confessioni. E come meta di questo viaggio si arriverà alle parti più remote, più lontane di se stessi, cioè della propria anima. Se vi ricordate, prima di Agostino qualcuno si era cimentato in questo viaggio introspettivo. Era stato Plotino, no? Nell'ascesi, vi ricordate? L'arte, la bellezza, la filosofia, e alla fine l'ascesi, come ritorno, no? Provocato dalla nostalgia all'uno, l'ascesi che non era una pratica, no, contemplativa come l'eremita sul cucuzzolo della montagna, ma ascesi contemplata come proprio viaggio interiore. Fissiamo bene due elementi della narrazione agostiniana. Nella sua opera, I Soliloqui, Agostino ci racconterà cosa sono per lui l'anima e Dio. Dio e l'anima. Che cos'è l'anima per Agostino? Nell'opera I Soliloqui. Soliloqui. Agostino ci racconterà cos'è per lui l'anima, cos'è per lui Dio. L'anima, per Agostino, è la parte interiore dell'uomo, il proprio io nella sua purezza, nella sua semplicità, la natura pura della propria essenza interiore. Questa è l'anima per Agostino. Ripeto, l'anima per Agostino è l'interiorità dell'essere umano, il proprio io. Il proprio io dal punto di vista della purezza, dell'essenzialità, della sua natura. E cos'è Dio per Agostino? Ovviamente adesso vi do una visione generale di Dio, ma quando faremo gli attributi di Dio, scaveremo a fondo cos'è Dio per Agostino. Dio per Agostino, per il momento, vi basti sapere che è l'essere che trascende, la trascendenza pura. Ma per Agostino è l'elemento attraverso il quale l'uomo riesce a conoscere la sua anima. Cioè, senza Dio, l'uomo non riesce a raggiungere, a fare quel viaggio per raggiungere le parti più lontane del proprio io, della propria anima.
senza Dio, quindi diciamo Dio è il ponte, no? Che permette di fare questo viaggio e di raggiungere l'anima. La ricerca agostiniana di Dio e di anima e di Dio, non sono due ricerche distinte e separate, ma sono una ricerca unica che lega l'anima e Dio. Nella ricerca agostiniana non ci può essere anima senza Dio e non ci può essere Dio senza anima. Ma soprattutto, ragazzi e ragazze, Dio, padre della cristianità, la patristica, no? I padri del cristianesimo, dovranno gettare le basi per quel che sarà la filosofia cristiana. Quindi dovranno coniugare, Agostino, il padre, dovrà coniugare che cosa? Religione, fede e ragione. Dovrà intrecciare fede e ragione. E non è proprio che sia semplicissimo, perché parliamo di elementi non tangibili quando raccontiamo qualcosa di metafisico. Agostino parte da questo punto. Dice, devo raccontarvi l'intreccio fede-ragione? Allora, il mio motto sarà credi per capire e capisci per credere. Ripeto, come fa Agostino a intrecciare fede e ragione? Il comando è credi per capire e capisci per credere. Spieghiamo che cosa significa. Ripeto, Agostino deve intrecciare in qualche modo la ragione e la fede. Lui, il padre della cristianità, la patristica, come fa a fondare, a fondere fede e ragione? Il comando è credi per capire e capisci per credere. Credi per capire e capisci per credere. Vediamo cosa significa. Credi per capire. Analizziamo la prima parte. Per capire, cioè per fare filosofia e arrivare a quella verità di quel viaggio introspettivo interiore, è indispensabile credere, cioè avere fede. E la fede che cos'è in questo caso, in questa prima parte, no, del comando agostiniano? È una luce, è la luce che illumina quel viaggio interiore che ci porterà alla verità. Ripeto, prima parte, credi per capire. Che cosa significa? Per capire, cioè per fare filosofia e arrivare alla fine di quel viaggio e trovare la verità, bisogna credere, cioè bisogna avere fede. E che cos'è la fede? È una luce, quella luce, che illumina quel viaggio interiore che ci permetterà di arrivare al traguardo, alla verità, alla parte più lontana della propria, della nostra anima. Seconda parte, capisci per credere. Viceversa, per capire, per avere fede intanto, bisogna usare il nostro intelletto, l'intelletto che ci permette di filosofare. Ripeto, seconda parte, capisci per credere. Cosa significa? Che per avere fede bisogna utilizzare la nostra intelligenza, le nostre facoltà mentali, le quali ci permettono di fare filosofia, senza le quali non possiamo capire per credere e credere per capire. La seconda parte del motto del comando agostiniano è capisci per credere, cioè per avere fede bisogna utilizzare il nostro intelletto che ci permette di filosofare, senza il quale non possiamo fare filosofia.
Come vedremo poi, Dio difatti ci darà anche tutte le nostre capacità conoscitive tramite la teoria della illuminazione, ma questo per il momento congelato lo vedremo poi più nello specifico. Oggetto quindi della ricerca agostiniana sarà Dio, sarà l'anima, sarà questo viaggio interiore, sarà l'uomo, l'uomo inteso come singolarità, l'uomo nella sua interiorità. Fatta questa premessa, vediamo come Agostino attraversa una fase di dubbio che lo porterà di fatti poi ad abbracciare la fede cristiana. Abbiamo visto, no? Come lui inizialmente ha abbracciato il manicheismo. Poi quando affronteremo anche il problema del male, il problema del manicheismo lo svisceriamo per bene. Ha abbracciato il manicheismo, superato il manicheismo, dal punto di vista filosofico, per Agostino era poca roba. E considerato che lui era sempre assalito da tutto una serie di dubbi, qual è la dottrina filosofica del dubbio? Lo scetticismo. Cosa fa? Si aggrappa allo scetticismo. Ragazzi, quando parliamo di dubbio, per Agostino, in questa fase della sua vita, il dubbio era dubbio universale, eh? Cioè, qual è la fondamenta dello scetticismo? Che non si può arrivare alla verità ultima delle cose. Quindi Agostino, considerato che dubitava su tutto, universalmente, la scelta naturale era lo scetticismo, niente di più, niente di meno. E c'è la voglia, in questo frangente, da parte di Agostino di abbandonarsi, cioè dire ok, la situazione è questa, ne prendo atto. Il dubbio sarà la mia sorella per la vita. Succede qualcosa. Succede qualcosa durante la permanenza nella dottrina scettica. Agostino a un certo punto gli viene il dubbio sul dubbio. Lui dice: ma durante la vita di un uomo è possibile che l'uomo abbia dubbio su qualsiasi cosa? È possibile che l'uomo si inganni su qualsiasi elemento della sua vita? Gli viene il dubbio sul suo dubbio e dice: ci deve essere almeno uno, e uno solo almeno, elemento del quale non ci si può dubitare. Ci deve essere un elemento almeno durante la vita di un uomo del quale l'uomo, sul quale l'uomo non può avere dubbi. Non Una certezza. una certezza, del quale non può avere dubbi, che poi diventa una certezza. E qual è per Agostino questo elemento del quale non possiamo avere dubbi, sul quale non possiamo avere dubbi e il quale non ci può ingannare o ingannare se stessi, noi stessi? Sapete qual è? È la nostra esistenza. La nostra esistenza, sulla nostra esistenza, Agostino ci dice che noi non possiamo avere dubbi. Perché non possiamo avere dubbi sulla nostra esistenza? Perché già solo per il fatto, Valeria, che tu stai dubitando se esisti veramente, esisti veramente. Perché se tu non esistessi, non potresti avere il dubbio sulla tua esistenza. Repeat, già vedo i fumi che escono da quei capelli. Ripeto, Agostino dice: Valeria, tu hai dubbi sulla tua esistenza? Sbagli. Valeria, non puoi avere dubbi sulla tua esistenza. Perché, prof, non posso avere dubbi sulla mia esistenza? Perché già solo il fatto che tu stai dubitando sulla tua esistenza significa che tu esisti. Se tu non esistessi, se tu fossi il nulla, fossi polvere, fossi l'antimateria, non potresti avere il dubbio sulla tua esistenza. Quindi, considerato il fatto che tu stai dubitando sulla tua esistenza, significa che esisti.
Chiaro, Valeria? Sì. Chiaro, Giovanni? Lo ripeto ancora una volta. Agostino dice: ci deve essere un elemento nella nostra vita del quale, sul quale non possiamo avere dubbi, sul quale non possiamo ingannare noi stessi. E qual è questo elemento? È la nostra esistenza. Agostino dice: ma già per il fatto che tu dubiti, Federico, sulla tua esistenza, visto che ti viene data la possibilità di dubitare sulla tua esistenza, significa che esisti. Perché se tu non esistessi, se fossi il nulla, se fossi polvere, se fossi la non materia, non potresti dubitare. Quindi già solo per il fatto che riesci a dubitare, significa che esisti. Presuppone il fatto che una persona per dubitare debba esistere. Esatto. Però vuol dire che quella è una certezza. Diventa una certezza, esattamente. La certezza di esistere. Agostino aggiunge inoltre: ma se anche nel caso remoto, Martina, tu riuscissi a ingannare te stessa sulla tua reale esistenza, riesci a convincere la tua mente che tu non stai esistendo, continueresti a esistere pur ingannando te stessa. Vi leggo due righe dalle Confessioni. Agostino dice testualmente: se mi inganno, vuol dire che sono. Non si può ingannare chi non esiste. Se dunque mi inganno, per ciò stesso io sono. Poiché dunque esisto, dal momento che mi inganno, come posso ingannarmi e credere che esisto, quando è certo che io esisto dal momento che mi inganno? Poiché dunque, anche nell'ipotesi che mi inganni, esisterei pur ingannandomi. Non mi inganno certamente nel conoscere che esisto. Tradotto è quello che abbiamo detto. Valeria, non puoi ingannare te stessa, non puoi avere dubbi sulla tua esistenza, perché già solo per il fatto che tu hai dubbi sulla tua esistenza significa che esisti. Se tu non esistessi, fossi il nulla, fossi polvere, fossi l'antimateria, non avresti la possibilità di dubitare. Quindi per questo significa che esiste. Ma se anche nel caso in cui riuscissi a ingannare te stessa sulla tua reale esistenza, tu continueresti a esistere pur ingannandoti. Quindi l'esistenza diventa una certezza. Bravissimi. Ma quindi, ad esempio, gli animali non hanno la certezza di esistere perché non hanno l'intelletto che ho parlato io. Esattamente. Quando vedremo la gerarchia dell'essere, ogni cosa del creato avrà una quantità di essere, ma lo vedremo nella prossima lezione. Quindi Agostino scioglie il dubbio sul dubbio. Scioglie il dubbio sul dubbio. Ma ci sono ancora dubbi da fugare. Ci sono dubbi da risolvere ancora. Sciolto il dubbio sulla reale esistenza, c'è da sciogliere il dubbio sulla verità. Capire che cos'è la verità, cercando la verità, perché l'uomo è un ricercatore dell'università, scusate, della verità, è l'Indiana Jones della verità, un ricercatore della verità. Cosa dice Agostino? Sempre da scettico, sempre da dubbioso, aveva il dubbio anche sulla verità. Qual è la verità? Qual è la verità della vita? Quali sono le verità della nostra esistenza? E lui dice: dal momento in cui io mi pongo questa domanda, o quantomeno ho il dubbio su cosa sia la verità, su quali sono le verità, in un certo qual modo io sono già con un piede all'interno della verità. Perché è vero che io dubito sulla verità, ma non posso avere il dubbio sul mio dubitare. Il mio dubitare sulla verità deve essere almeno vero. Vi faccio un esempio.
Io sono Agostino, sono scettico. Questo tappo dubito che sia rosso, per me è blu. Tu come lo vedi, Vale? Rosso. Rosso. Martina lo vede giallo, Leonardo lo vede verde, Fabio lo vede nero. Siamo scettici, tutti scettici, ok? Questo tappo non è rosso. Io, per me è giallo, per te è rosso, per te nero. Per Amalia è blu, per Giovanni è arancione. Dubito sul colore del tappo, ma io non posso dubitare del mio dubitare. Almeno il mio dubitare sul colore del tappo deve essere vero. Ok, la verità ultima è il colore del tappo? Benissimo, dubitiamo. Abbiamo 17 verità diverse. Ma almeno il mio dubitare sul dubitare la verità deve essere vero. Cioè quel passaggio del dubbio che mi porta alla verità, almeno quello deve essere vero. Quindi il dubbio non può essere dubitato. Il dubbio sulla verità in qualche modo deve essere vero. Io non posso avere il mio dubbio sul dubbio della verità. Se la verità è il colore del tappo, no? E sulla verità abbiamo dei dubbi, chi lo vede rosso, chi lo vede giallo, chi lo vede arancione. Almeno il mio dubitare deve essere vero. Cioè il passaggio che, lo spazio, il pezzo, il ponte che mi interpone, che mi c'è tra me e la verità, che è il mio dubbio, almeno quel dubbio lì deve essere vero. Quindi se almeno il dubbio è vero, circa il mio dubitare, la verità, sono, Agostino dice, con un piede nella verità. Vi leggo due righe e poi continuiamo. Dimmi. Non ho capito su cosa non si può dubitare. Sul... Allora, Agostino dice, ripetiamo. Agostino dice, vuole sciogliere il dubbio sulla verità. E ci racconta come, quando tu dubiti di una verità, delle verità, in qualche modo sei già all'interno della verità. Totalmente, parzialmente, con un piede, con un capello. Come te lo dimostra Agostino? Ti dice, quando tu dubiti di una verità, ok, di quella verità dubiti. Ma almeno il tuo dubitare sulla verità deve essere vero. Se per me la verità è il tappo rosso, dubito sul reale colore del tappo, che è rosso. Per me non è rosso, per me è giallo. Per Ezio è blu, per Leonardo è arancione. Ma almeno il mio dubitare sulla verità del reale colore del tappo deve essere vero. Il dubbio deve essere vero. Il dubbio circa la verità deve essere vero. Quello che penso deve essere vero. Come? Quello che penso io deve essere vero. Non la verità, perché la verità, in quanto tu scettico, non c'è la verità assoluta, no? È il dubbio, è del dubbio che tu non puoi dubitare. Il tuo dubitare, la verità, quel dubbio almeno deve essere vero, perché non puoi dubitare del dubbio. Se tu hai dubbi sul dubbio, stai due negazioni, dimmi Fabio. Ma dubitare del dubbio sulla verità significa che tu sapresti, cioè sai qual è la verità? No, la verità non la conosci ancora. Se abbiamo 17 verità sul colore del tappo, non esiste una verità assoluta. Poi vedremo qual è la verità assoluta per Agostino, ok? La verità assoluta prendete che è il colore del tappo, no? Ognuno la vede, abbiamo 17 verità diverse. Però nel processo che mi porta alla verità, che è il colore del tappo, che non sappiamo ancora qual è il colore reale, il mio dubitare sul colore del tappo, quel mio dubitare deve essere almeno vero. Non posso dubitare del mio dubitare, altrimenti non riesco ad arrivare poi alla realtà vera. È come se mi mancasse la terra sotto i piedi. Il dubbio è quel pezzo di terreno, quel ponte, che mi porta poi alla verità. Se io non ho il dubbio, cioè se ho il dubbio anche su quel pezzo di terreno che mi porta alla verità, non posso arrivare alla verità stessa. Non posso avere il dubbio sul dubbio del mio dubitare, dice Agostino. Del dubitare la verità. Ciao, eh? Ragazzi, è più semplice di quello. Io non posso dubitare del dubbio. Esatto. Right. Io non posso dubitare del mio dubitare. Il dubbio, almeno il dubbio sulla verità, che è il colore del tappo, poniamo,
Il dubbio sulla verità deve essere vero, non posso, il dubbio non può essere falso, altrimenti è un continuare di dubitare. Avendo sciolto il dubbio di prima, circa la verità, quando noi dubitiamo, anzi non dubitiamo del nostro dubbio sulla verità, Agostino dice che siamo già con un piede nella verità, perché l'uomo non è la verità. Scrivete, l'uomo non è la verità, ma l'uomo è un ricercatore di verità. Vi leggo due righe. Vi leggo due, tre righe. Se non comprendi bene quello che io dico, e se dubiti ciò che sia vero, guarda almeno se tu non sei sicuro di un tale tuo dubitare. E se ne sei sicuro, cerca donde mai ti derivi tale sicurezza. Chiunque comprende di essere in dubbio, vede una cosa sicura della quale è certo. Pertanto, chiunque dubita, se la verità esista, ha in sé qualcosa di vero di cui non può dubitare. Ora, il vero non è tale se non in forza della verità. È necessario dunque che più non dubiti della verità che ha potuto in qualche modo dubitare. Tradotto è quello che abbiamo appena raccontato. Dicevamo, l'uomo non è la verità, è un ricercatore di verità, e l'uomo è imperfetto e mutevole. E cos'è che ricerca? Ricerca la verità che è perfetta e immutevole. E siccome la verità è perfetta e immutevole, non ha bisogno di ricercare se stessa. È lì che aspetta di essere scoperta, di essere ricercata. L'uomo è un ricercatore di verità e l'uomo è imperfetto e mutevole. Cosa ricerca in quanto ricercatore di verità? Ricerca appunto la verità, quel viaggio finale, no? La meta del viaggio finale. E che cos'è la verità per Agostino? Qualcosa che è perfetto e immutevole. E in quanto verità perfetta e immutevole, non ha bisogno di ricercare se stessa, anzi vuole essere ricercata. E qual è la verità per Agostino? Ovviamente Dio. Non poteva essere altrimenti. Poi vediamo perché Dio è verità, trascendenza, essere, padre e figlio. Lo vedremo nelle prossime puntate. Siamo quasi in chiusura, ragazzi. 5 minuti, dovremmo finire. Fede, ci vuole un'altra botte di carboidrato? Federico, ci vuole un'altra botte di carboidrato? Dimmila. Ascoltate, fatemi sentire. Dimmi. La verità, tu puoi avere dubbi nel momento in cui intraprendi quel viaggio. Quando termina quel viaggio interiore, la verità è il traguardo, è la meta finale di quel viaggio interiore. Ma Agostino ti racconterà che tu sulla verità, su questa meta, non dovrai avere dubbi, non potrai avere dubbi, perché la meta finale è Dio. Ma quindi se poi non avevo dubbi dentro la verità, non è un po' come la nostra esistenza, che quindi non possiamo avere dubbi? Non ho capito, scusami. Ripeti, non ho sentito. Ragazzi, fatemi sentire. Se poi quindi non avevo più dubbi su questa verità che è Dio, non è poi come... Ma Agostino lo scioglie il dubbio sull'esistenza. L'esistenza poi diventa una certezza. Aveva prima il dubbio su tutto, il dubbio è a 360 gradi, però dice ci deve essere qualcosa di cui non possiamo dubitare, che è la nostra esistenza. E considerato che lo scetticismo abbraccia tutti i dubbi, inclusa la verità, le verità della vita, quindi anche sulla verità tu stavi dubitando. Ma quando scopri e arrivi alla meta finale e quella verità è Dio, tu non hai più dubbi su Dio, perché hai scoperto la verità.
Se è arrivato alla verità, è come un maratoneta che corre, 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 non vede il traguardo, a un certo punto arriva, quella è la verità. La verità l'hai raggiunta, l'hai abbracciata. Ti danno anche la medaglia. Ok? Concludiamo, ragazzi. Concludiamo. A un certo punto, Agostino si pone una domanda. Questa parte, Ilaria, ti schiarirà ulteriormente i dubbi. Agostino si chiede, ma l'uomo quindi è un ricercatore di verità. Ma questo, visto e considerato che ha, come dice Ilaria, i dubbi sulla verità, no? Quando tu hai dubbi sulla verità, cosa ti chiedi? Ma questa verità è vera tutta? È vera parzialmente? È totalmente falsa? Giusto, Ilaria? No? E ma questa verità che l'uomo crede di avere, parzialmente, totalmente, o totalmente del nulla, da dove gli deriva? Chi gliela dà, questa verità? Agostino dice che la verità, alla verità, si arriva grazie alla cosiddetta teoria della illuminazione. Cioè, dimmi adesso. Ma quindi a Dio si è arrivato adesso? Ripeto. L'uomo, no? Ricercatore di verità, ha dei dubbi sulla verità. Quando tu hai dubbi su qualcosa, significa che non sei certo totalmente che quella cosa sia come tu pensi. Se io ho dei dubbi su questo tappo rosso, non sono sicuro al 100% che sia rosso. Posso essere sicuro al 47%, ok? L'altro 53%, chi lo sa? Fabio invece è totalmente sicuro che sia rosso. Federico invece è 100% che non sia rosso. Quindi abbiamo tre diverse percentuali di verità. Agostino dice, queste percentuali di verità, totali, parziali, all'uomo chi gliele dà? Gliele dà Dio, la verità gliela dà Dio, con che cosa? Con la teoria dell'illuminazione. Vediamo che cos'è. Ma quindi la verità non è Dio? Certo, la verità sarà Dio poi. Cioè Dio si dà su lui stesso. Dio è verità. Dio, ragazzi, poi li vedremo. Vediamo gli attributi di Dio. Non ci portiamo con i piedi avanti. Dio sarà verità, essere, trascendenza, padre, figlio, ok? Spirito Santo. Li vediamo. Dio è tante cose contemporaneamente. Ok? Perché l'essere eterno, la sostanza, sostanza eterna, increata, autosufficiente, incorruttibile, provvidenza. Tu, scusami, Ezio, se ti chiedessi dimmi almeno tre qualità di Dio, me ne diresti almeno 10. Quindi Dio non può essere solo la verità. Dio è verità, Agostina, dal punto di vista di Agostino, ma in molte altre cose. Quindi chi è che dà la verità all'uomo? Agostino la dà, dice, ci racconta, che l'uomo riceve la verità grazie alla teoria dell'illuminazione e la verità è un dono, è un regalo di Dio. E questo dono, ragazzi e ragazze, è, visto la teoria dell'illuminazione, è una luce che illumina le vostre menti, la mia mente, la mente di tutti gli uomini, e questa luce ci permette di comprendere, di capire. Ripeto. Dimmi. Ma sta spiegando la teoria dell'illuminazione? Sì. Ripeto. Uomo ricercatore di verità. Quindi significa che ricerchi qualcosa di cui non sei certo o che ignori totalmente o parzialmente. Hai dubbi sulla verità? Quindi non conosci totalmente la verità. Non la possiedi del tutto. Com'è che allora l'uomo riceve la verità, riesce ad arrivare alla verità? Arriva a tale scopo, a conoscere totalmente la verità, perché Dio gliela dà come un dono. La verità di Dio è, scusate, la verità di Dio, la verità, le verità dell'uomo sono date da Dio all'uomo come un pacco regalo, come un dono. E che cos'è questa verità? Che cos'è questo dono? È una lampadina, ragazzi, no? Come se Dio desse a ognuno di noi una lampadina, una luce,
E cosa fa questa luce? Illumina tutte le nostre menti. Perché abbiamo bisogno che le nostre menti siano illuminate? Perché grazie a quella luce riusciamo a comprendere, riusciamo a capire. Le capacità conoscitive dell'uomo sono un dono di Dio. La conoscenza, il comprendere, l'intelligenza derivano dalla teoria dell'illuminazione di Dio per Agostino. La luce che Dio infonde dentro di te ti permette di comprendere, di capire. Ogni capacità conoscitiva dell'uomo deriva da questa illuminazione divina, da questa luce, che è la verità, che è un dono di Dio. Chiaro? Agostino fa un capolavoro, ragazzi, capolavoro filosofico. Siamo nel momento in cui si cerca di filosofizzare il cristianesimo. Da dove deriva questa teoria della illuminazione agostiniana? Affonda radici, se ricordate, Platone dell'anno scorso, dalla teoria della reminiscenza di Platone. Agostino dice che alcune verità dentro di voi, dentro di me, dentro di tutti, cioè alcuni criteri di giudizio, per esempio la giustizia, l'uguaglianza, il sommo bene, sono scritte dentro di noi. Per la teoria della reminiscenza, com'è che l'uomo, considerato che queste qualità non sono frutto dell'esperienza, no? Io non posso fare l'esperienza della giustizia, dell'uguaglianza, del sommo bene. Per Platone, da chi derivavano? Derivavano dall'anima, che prima di incarnarsi era stata nel mondo delle idee, aveva potuto osservare l'idea perfetta di giustizia, di sommo bene, di uguaglianza, di fratellanza, eccetera, eccetera. Quando si incarnava se le ricordava. E quindi noi, per la teoria della reminiscenza, le abbiamo già inscritte dentro di noi in modo intrinseco. Cosa fa Agostino? Fa un capolavoro. Le fa provenire cristianamente da Dio. Dio è la sede di tutte le verità, di tutti i criteri di giudizio. Per Platone provenivano dall'anima che era stata, no, nel mondo intelligibile dell'iperuranio, aveva potuto osservare l'idea perfetta di giustizia, l'idea perfetta di bene, l'idea perfetta di uguaglianza. Quando si incarnava in Giovanni, la sua anima, ricordava la sua anima tutto quello che aveva osservato nell'iperuranio. Agostino fa un capolavoro, cristianizza Platone e le fa provenire platonicamente, cristianamente, come le verità di Dio, che scrive dentro ognuno di noi. Quando Valeria nasce, e sa già cos'è la giustizia, cos'è il sommo bene, cos'è la fratellanza, cos'è l'uguaglianza, non lo sa perché ha fatto un corso, facciamo un corso di giustizia, facciamo un corso di fratellanza, facciamo un corso di bene, per corrispondenza, via Instagram. No, lo sa Valeria perché Dio è la sede di tutte le verità che le ha donate ad Ezio, a Valeria, a Francesco, con la teoria dell'illuminazione. La verità, le verità, vi vengono donate per Agostino da Dio come un dono, e quindi le abbiamo già scritte dentro di noi. Finito? Ultima osservazione. La teoria dell'illuminazione non è qualcosa che interessa solo i cristiani, i credenti in Dio, i credenti nel Dio cristiano, ma Agostino dice che tutti vengono investiti da questo dono di Dio, tutti sono i depositari di questo dono di verità di Dio. Anche un ateo, no? Sa che 2 più 2 fa 4 ed è una verità matematica indistruttibile. L'unica differenza tra un ateo e un cristiano è che il cristiano sa qual è la fonte di queste verità. Dà a Dio
quel che è di Dio, sa che Dio ci ha dato queste verità come un dono, mentre l'ateo, difatti, ignora la provenienza di queste verità.